Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, Sesto Fiorentino ha scelto il modo più significativo per inaugurare questo 2022. Il 10 gennaio, infatti, in concomitanza con il rientro in classe degli studenti, è stata ufficialmente aperta la nuova sede dell'Istituto Superiore Anna Maria Enrique Sagnoletti in Via dei Giunchi. Una struttura all'avanguardia e polifunzionale, composta da 36 aule, 5 laboratori, un auditorium, una palestra dedicata anche all'utenza esterna, a cui si aggiungono la biblioteca, sale esposizione e sale studio. Il tutto realizzato in appena un anno e mezzo per un investimento di oltre 17 milioni di euro, 10 dei quali provenienti dalla Regione Toscana, 7 dalla città metropolitana e 600.000 euro dall'Università di Firenze. In questo momento poter inaugurare un nuovo liceo è una grandissima soddisfazione, a maggior ragione se è un nuovo liceo dentro il polo scientifico universitario, quindi con la possibilità di entrare a contatto tutti i giorni con l'eccellenza della ricerca e della didattica internazionale, e soprattutto perché è un progetto che viene da lontano e che dà la possibilità nella vecchia sede del liceo di far ampliare lo stabilimento della Eli Lilly, quindi nuovi investimenti di qualità e nuovo di lavoro qualità sul nostro territorio insieme ad una nuova scuola. Come detto però, questo è solo l'inizio, poiché nel corso dell'anno verranno portati avanti due progetti centrali per il comune di Sesto Fiorentino. Partirà infatti entro marzo il cantiere di un'opera attesa da decenni dalla popolazione, ovvero il potenziamento dell'acquedotto che collegherà direttamente il serbatoio di Colonnata all'autostrada dell'acqua, consentendo a parte del territorio sestese, in particolare le località di Colonnata, Quinto Alto e Querceto, di non andare in sofferenza in caso di guasti in pianura sul capoluogo. Inoltre, entro la fine del 2022 dovrebbe concludersi la prima fase di realizzazione del nuovo polo sanitario dell'ASL, che verrà spostato dall'attuale sede in via Gramsci nell'area fra viale Ariosto e via Tassoni per consentirne l'ampliamento. Il progetto prevede infatti una struttura di circa 7.000 metri quadrati, dei quali 3.280 sono quelli interessati da questa prima tranche di lavori. Sono molti i progetti su cui stiamo lavorando e su cui vogliamo intercettare risorse anche del PNRR. Tra i principali sicuramente la realizzazione del nuovo polo sanitario dell'ASL in Viale Ariosto. Sarà una realizzazione che servirà a potenziare e migliorare la sanità territoriale, cosa di cui abbiamo un grandissimo bisogno, a maggior ragione lo abbiamo visto durante la pandemia. E l'altro intervento da parte di Publiacqua è finalmente il nuovo collegamento con l'autostrada delle acque, quindi un potenziamento del nostro sistema di approvvigionamento idrico che metterà in sicurezza soprattutto tutta la parte collinare alta di Sesto, che ha avuto in passato e continua ad avere oggi alcuni problemi di approvvigionamento, e con questo verrà finalmente risolto. Interessante notare come quella dove sorgerà il nuovo presidio sanitario sia un'area coinvolta in un costante processo di riqualificazione, portato avanti non solo dall'amministrazione comunale ma anche dalle aziende del territorio, come il Laboratorio Elettronico Fiorentino, nato nel 1959 con la produzione di componenti per la bassa tensione, evolutosi negli anni 90 con l'apertura verso il mercato del lighting, e approdato infine negli anni 2000 in quello che rimane uno dei principali business dell'azienda, ovvero il railway. L'EF ha poi allargato la produzione di dispositivi innovativi con tecnologie avanzate ed ecocompatibili, oltre al settore ferroviario anche a quello industriale e smart city, diventando di fatto una holding, anzi la LEF Holding, un gruppo formato da 5 società con sedi a Bari, Foggia, Milano e in Polonia, con una vocazione spiccatamente europea e innovativa, che lo scorso 16 dicembre infatti presso la Sala del Campidoglio a Roma è stata premiata nel corso della 7ª edizione del premio 100 eccellenze italiane. Il nucleo centrale di LEF però rimane Sesto Fiorentino, dove non a caso proprio dietro la stazione sorgerà la nuova avveniristica sede di 12.000 metri quadri. La nuova sede per noi avrà un'importanza strategica su tutto quello che riguarda la parte di business e di produzione, perché sarà tutta un'industria 4.0. Siamo proprio dietro alla stazione e andiamo a riqualificare un'area all'interno del nostro territorio, e quindi sicuramente creeremo uno sviluppo socio-economico per tutto quello che riguarda il comune di Sesto Fiorentino. L'EF nella sua storia ha sempre messo nei principali obiettivi lo sviluppo del territorio e il Made in Italy. 5 anni fa siamo stati chiamati a far parte di un'alliance mondiale, la 3GPLC, dove sono presenti i maggiori costruttori di dispositivi per le telecomunicazioni. C'è anche chi nell'area industriale, compresa fra Viale Ariosto e Via della Querciola, ha investito già da anni, ovvero la Bigmat Focardi e Cerbai, che tra il 2015 e il 2016 ha portato lì la propria sede, uno spazio di circa 10.000 metri quadri che comprende un vasto showroom di materiali per l'edilizia dedicato ai professionisti del settore, ma non solo, e il nuovo showroom di interni Abimat, specializzato in arredi bagno, superfici, pavimenti, rivestimenti, parquet, proseguendo di fatto la tradizione aziendale.
Sociale. Nata nel 1961, infatti, la Focardi & Cerbai si era inizialmente dedicata al settore piastrelle, pavimenti e rivestimenti, salvo poi ampliare il proprio mercato nel corso degli anni verso i materiali edili. Agli inizi degli anni 2000, poi, l'evoluzione con l'ingresso nell'universo del marchio Bigmat, un consorzio internazionale comprendente 905 punti vendita in Europa, di cui 195 in Italia, in grado di allargare la visione delle aziende associate, una visione molto diversa dalla cosiddetta grande distribuzione, come spiega Alessandro Cerbai, socio fondatore di Bigmat Focardi & Cerbai e da circa un anno presidente di Bigmat Italia. Siamo entrati in questo grande gruppo, del quale adesso, fra l'altro, da un anno sono anche presidente Bigmat Italia. Siamo entrati a far parte di questo gruppo che fondamentalmente riesce a darti delle visioni e delle vedute molto più ampie di un semplice lavoro che può essere di provincia o regionale, diciamo così, perché tu riesci a vedere nell'ottica più ampia, è un confronto continuo con tutti i soci e di conseguenza ti porta anche a cercare di migliorare sempre di più e a ottimizzare tutto, dalla logistica agli acquisti. Siamo una cosa a parte perché riusciamo ad avere la territorialità che si può avere solo con una rivendita che lavora sul proprio territorio, e che però abbiamo il vantaggio di essere tutti insieme, essere uniti e cercare anche di ottimizzare gli acquisti, ma più che gli acquisti, le vendite, e avere delle strategie che guardano ben oltre al nostro territorio e basta.